l'episodio precedente. Buongiorno a tutti da Pietra Playa. Questa sera ho intenzione di invitare il mio amico Luca, che è parcheggiato dietro qui in camper a cena, e di preparare qualcosa. Evento storico, suggerito al recupero condizionale. Ma vi ricordate quando vi avevamo chiesto in uno dei video precedenti di dirci se vi andava una rubrica dedicata alle ricette in camper? Ci avevate risposto tutti di sì. Il primo episodio del Cucine Camper lo faccio io questa sera. Adesso metterò un bel coperchietto e li farò cuocere. Vuoi che ce lo metti il views? Tu metti sì, ma in una togli la melanzana e metti il views. Era una domanda retorica, dovevi rispondere no, se ti fidavi della mia cucina. Ma tranquillo, c'è sempre una prima volta per ricredersi. Non sa di niente? Spacca un botto. Ma no, sei serio? Ma tantissimo. Ma buongiorno a tutti da Pietra Playa e buongiorno anche da Cocchina e da Naietta. Qui adesso è ora di pranzo e bando alle ciance, ci spostiamo subito fuori perché oggi Anna ha cucinato da mangiare per pranzo sia per me che per il mio amico Luca, quindi andiamo fuori. Andiamo? Grazie Annuccia. L'ho risottata nel succo, quindi è bella cremosa. Guarda qua. Bella! Bella, bella. Guarda che odore che c'ha. Un po' acido perché non avevo lo zucchero, il pomodoro è fresco. Oggi qui c'è una bella giornata, non è completamente aperto il cielo, ma c'è una bella giornata, una temperatura molto gradevole. Ma era lì per un minuto fa. In un minuto chissà quanti mondi hai esplorato. E all'opos! Sta dipingi sott'acqua. Ma io quasi quasi mi metto a fare un po' di pulizie. Dovete sapere, se già non ve l'abbiamo detto, che qui a Fuerteventura il problema della pulizia del camper è costante. È costante perché ovviamente con i forti venti che soffiano, con la polvere, gli sterrati sono dappertutto. Ciao amore. Il camper è tutti i giorni, puoi pulirlo più volte al giorno, ma si riempie sempre di polvere, di sabbia. Quindi ogni tanto va fatta anche una pulizia. Amore. Cioè, una pulizia un po' più approfondita. Niente, c'è Naya che vuole, credo, comparire per forza. Dimmi amore. Dai. A volte è strano pensare come il camper in cui vivi poi di fatto sia anche la tua casa. Ti giri, lo guardi mentre lo pulisci e dici: ah, aspetta, sto pulendo casa mia. Ora ricominciamo. Adesso puliamo un po' la plancia e puliamo anche per terra tutto l'arredo. Allora, vi ricordate che ieri sera avevo preparato quella cenetta al mio amico Luca? Stasera mi ha ricambiato il favore. E lascio ovviamente la parola a lui per descriverci il percorso. Allora, mi mancavano elementi, perché... Posso far vedere il percorso? Sì.
Purtroppo mancavano elementi. Di cosa stiamo parlando e di cosa ci ciberemo? Stiamo parlando di una melanzana con cipollata, soffritto con cipolla e melanzana con abbondante olio d'oliva in modo che trasudi anche un po' il sapore, certo, appunto di quello, mista a formaggio di capra. Ok. Poi abbiamo un bagel con formaggio di capra, pomodori rossi, cioè solo rossi, e prosciutto crudo. E l'altro invece è un formaggio... Come l'hai chiamato? Un bagel? Bagel, sì sì, okay. Beagle mi sa che è il cane, quindi questo è il bagel. Sì, una briochina. Sì, è un cerchio, cioè questi qua. Cioè. E, invece in questo c'è i quattro formaggi. Sì. Con pomodorini misti e il solito nostro prosciutto crudo, perché vabbè, lì è una costante. Cioè, promette tanto bene, sei soddisfatto del piatto? Allora, gli assaggi intermedi non mi hanno fatto impazzire. Ho cercato di recuperare, infatti, col formaggio di capra sulla melanzana, perché era un po' in sapore. Cioè, non era... si sentiva l'olio, ma la melanzana, secondo me, era un po' troppo delicata. Però sì, vediamo, assaggiamo. Testiamo. È il crudo spagnolo, quello è molto spesso, com'è? Scusami. Quindi... uova? Questo è quello con i quattro formaggi. I pomodorini non quelli... Ah, cazzo, ecco che cosa, potevo metterci l'uovo. Non ci ho messo l'uovo. Questo mi sembrava uovo il pomodorino. No, invece no, è il quattro formaggi. Buona! Parlando con una collaboratrice tutto il tempo, di database robe, e quindi non ho usato la testa, potevo sia metterci della maionese, che secondo me ci sta molto bene. Però non ti la mettiamo. Sì, secondo me la maionese va aggiunta ad entrambi. E effettivamente su uno dei due potevo azzardare anche l'ovetto. Sì. Sono l'aglioli. O il ketchup. No, ci può stare l'aglioli. L'aglioli? Sì, ci può stare. Aggiunge quel che di... vabbè, ma tanto di spezie quel non che ne di usato. Aglioli. Ci sta. No. Spara dentro? Sì, fai una sparata. Bomba. Bravo. Perché... Manu, cazzo, stai diventando veramente ferrato sulla cucina. Ma complimenti a te, mio caro amico, per la preparazione di questa sera. Buongiorno a tutti! Io sono appena svegliato. Sono appena svegliato e mi sto preparando un caffè. Mi sarei preparato anche la colazione, il mio solito latte e biscotti. Se non fosse che un minuto fa il mio amico Luca mi ha bussato e mi ha portato la colazione. Sono due crepe con marmellata e una con Nutella. Quindi adesso non resta che fare il caffè e godere di questa colazione offerta dal nostro gentilissimo amico Luca. Allora, motore acceso perché mi sto muovendo un attimo da qui, da Pietra Playa, sono andando in centro al Paese Arcotiglio. Uno per fare una lavatrice, abbiamo tanta roba da lavare, così che quando rientrerà d'aria troverà già tutto pulito. E due perché vado a fare una spesetta, vado a comprare della carne, perché questa sera
ci rispariamo tutti insieme una bella grigliatona. Dovrebbe arrivare anche altra gente, amici di Nick e Silvia. Comunque vado a fare questi giretti, vi porto con me e poi rientreremo qui. Ok, saccone pronto e si va. Adesso niente da fare perché le due lavatrici che servono a me, la lavatrice insomma che serve a me da 16 kg, entrambe sono occupate, ce ne libera solo una da 12, però manca la persona che le vuoti, quindi mi tocca aspettare un attimo che arrivi e poi farla partire. Vabbè, alla fine l'ho messa in quella da 12, ho visto che ci stava tutto. E adesso ne approfitto di andare una mezz'oretta per andare a comprare qualche salsiccetta per stasera. Va bene, salsiccetta è presa, nel frattempo sono già rientrato qui, ho spostato la roba pulita in asciugatrice. E tra l'altro il signore davanti a me aveva ancora 13 minuti ma aveva terminato, quindi mi ha lasciato la sua asciugatrice. Ho sparagnato un paio di euro. Adesso attendiamo una mezz'oretta, sono le 16.08, anche meno, una ventina di minuti mi pare. Alle 4:30 insomma vado a ritirare tutto e si rientra a piedi la playa. Ok, terminato, prendiamo il nostro saccone e si rientra. È arrivato! E mentre scendo ho visto che Nick stava preparando qualcosa, visto che stasera ce l'ha grigliato, visto che stava preparando qualcosa di aperitivo velocissimo, perché volevamo fare il bagno ma adesso il sole si è un po' coperto, quindi abbiamo desistito ma ci stiamo cullando con un aperitivo. Stack. Cos'è questo che non me lo ricordo? Questo è formaggio di hierro affumicato, che è speciale, e questo invece è miel di palma. Miel di palma. Che è principale proveniente dalla palma, solo che questa l'abbiamo presa dalla Gomera. Però assaggia un attimino. Vale. Veramente. Gracias. Ok. Buonissimo. Madonna! Quindi in pratica, scusate la bocca piena, è uno sciroppo di palma proveniente dall'isola della Palma, però in realtà questo l'avete preso alla Gomera. Alla Gomera, che lo producono anche là. Bueno, muy bueno. Però è spettacolare, veramente, perché per raccoglierlo grattano la cima della palma, poi mettono questa canulina e tutte le notti lasciano un secchio sotto perché cade una goccia alla volta, una goccia alla volta, e al principio è trasparente come il liquido, molto chiaro. Poi dopo lo fanno cuocere per ore e ore e ore e diventa così nero. Okay. Qui è in corso la preparazione di una paella. Vuoi far sbucciare i piselli? Ti immagino. Stasera Manu, che non sono io, ci delizierà, eccomi, con una paella homemade. Anzi, camper made. Secondo, io spera che lo prendo con fuoco. Aspetta, scusa. Te che sei stato chef e lo continui ad essere nel cuore, certo. Mi descrivi in termini, insomma, parole povere, velocemente la preparazione, a cosa afferisce? Noi state preparando una paella. Certo, qui abbiamo fatto tutte le verdure, peperoni, carote, pisellini, cipolle. Poi abbiamo del cilantro, ovvero del coriandolo, d'accordo, uno spicchiettino d'aglio, e abbiamo preparato anche una salsettina sempre con olio, cilantro, lime, ma per accompagnare la carne. Una ricetta sudamericana, brasiliana? Questa non lo so che ricetta è, però no, la stiamo cucinando. È brasiliana. È brasiliana, sicuro. Perché sicuro. Il carnevale c'è in Brasile, no? Perché ci sono i coriandoli. Perché ci sono i coriandoli. Mi dissocio.
Paella pronta. Beh, il pollo ne prendiamo un pezzettino. Olle.